tutti ragazzi, bentornati sul canale Nuvole e Montagne. Io sono Elia, come oggi vedete siamo qui al campo e siamo al campo per fare dei piccoli test con, intanto, come potrete probabilmente notare già dal vento, che sono con il mio telefono, quindi il Redmi Note 5G Pro, e oggi proveremo un piccolo mostrillo che è uscito questa settimana. Stiamo parlando ovviamente del piccolo Frame Verbena 82 versione cinematica HD, quello che serviva per avere un filmato digitale anche sotto i 250 grammi, ma anche sotto i 100, perché questo modello è veramente molto 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 leggero. Quindi andiamo a provarlo insieme, vediamo un attimo che cosa c'è di diverso dal mio solito comparto video Canon 750D e GoPro. Invece oggi appunto stiamo registrando col cellulare e con la trasmittente video che fa anche da registratore integrato nella scheda, ovviamente Hawksnail VTX digitale. Che vento, scusate. Il nostro protagonista di oggi, e questa è la nuova conversione digitale che può funzionare sia come CineUp, scusate il vento ma non ho il paramicrofono, sia come CineUp che anche in modalità freestyle, perché è molto divertente anche in modalità freestyle. E come cinematico gli manca soltanto iparaeliche, ma non vi preoccupate perché nella confezione di questo frame troverete tutto il necessario per fare appunto la conversione con il Meteor 85. Ed eccoci tornati ragazzi, finalmente dopo la prova che abbiamo fatto di questo piccolo verbena. Vi è piaciuto? Spero proprio di sì, a me piace veramente tanto, soprattutto perché ti dà la possibilità di volare veramente ovunque e di avere anche un filmato che è decisamente notevole rispetto al solito DVR dei piccoli 85 e comunque quelli analogici. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi sul canale, attivare la campanellina così almeno potete rimanere aggiornati su tutti i video che posto. Non sono tanti però, questi sono molto interessanti. Grazie ancora ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!